Occhio, 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 ci tirano sotto. Fratello, oh, ma stuca, fa le penne, fa le penne. Guarda, guarda. Oddio, mi sono morto. Hey, baby, vuoi fare un giro sulla mia motorbike? Per caso? Oh, wow, ma è proprio la tua motorbike. Certo, sì, che voglio fare un giro. Monta a bordo, bellezza. Come si fa? Monta... Ah, sì! Che figo! Voglio montare anch'io su questa bella moto! No, la rompi! E ragazzi, no, benvenuti nella modalità di Roblox delle motorbike! Questa è la prima, ma... Ma brutta bestia, ma hai scassato la motorbike! Oh, ma parte... io stavo dietro! È posseduta! Non importa, tanto faceva schifo. Qui dentro invece ci sono le motorbike più belle che noi dovremmo comprare. Belle, ma non solo! Le dovremo anche personalizzare, queste motorbike, ragazzi! A fianco c'è... Lion! Il tubo di scappamento della mia moto! Sono le mie chiappe lurine! Che schifo! Che schifo! Quando scaricano ogni cosa! Immagino che vi guida dietro di te, come sta male. Non state dietro di me. Non stateci dietro. Lui ce le venderà quando avremo abbastanza ingranaggi, che sono il soldo della modalità di oggi. Al momento ne abbiamo soltanto 560, che purtroppo non bastano per comprare le belle moto. E invece sì, vieni a vedere, guarda qua. Vieni, c'è la basica, ma è sempre fichissima, la dirt bike. Adesso quello, c'è il diavolo fuori strada. Cicola, ti piace a te? Mamma mia, è stupendo, io sono tutto un fuoco con questo, ti prego. Va bene, prendila allora, se te la, se sì, te la gradisci. Poi adesso la personalizziamo, ragazzi, facciamo diventare delle super bike queste qua. A me mi piace invece, Anna, mi piace molto questa qui, la Turbo Ayus Buba. Però questa qui... Ma è bellissima! Questa è suprema. La comprerò tra un po', infatti. Per partire voglio comprare questa qui, della polizia. Da... Oh no, vuoi fare il poliziotto sexy in moto? Sì, 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 sì. Con gli occhiali da sole, sì, bellissimi. Il chopper biker cop. Ecco, fermami, poliziotto, no, resto di tutto. Non ho intenzione, non ho intenzione. Non ho intenzione, non ho intenzione. Venite fuori che... Ah, e Alex non l'abbiamo cagato, neanche Anna. Allora, aspetta, Allora, vediamo per Anna. Allora, per ma Anna... Ma mi piace la moto. Anna, ce ne hai 100 Robux? Certo. Comprati questa, è troppo bella. Questa è la Ducati. Troppo bella, Anna. Questa qua è un sogno. Subito! E per Alex ne serve una grossa. Questa è grossissima. Questa è enorme. Ma quella è bella, però. Questa è l'Arlon. Molto bella. Però non so se è adatta a te, perché a te ci vorrebbe un paracarro o qualcosa di orribile. Vabbè, ci pensiamo dopo, Alex. Va bene per te? Vabbè, io sono con quella base. No. Sì, no. Vai a piedi. No, stai senza adesso, Alex. Ah, senza. Senza. Occhio che t'aborda, Quindi salgo con te. No, aspetta, sì. Devo invitare io chi voglio stare con me. Allora, io ne ho due. C'ho questa qui. Mamma mia! Mamma mia, ma è pazzesca! Mamma mia! È uno di quei poliziotti americani, sembri. No, quando questa, l'appoggi. Questa qua non è bella, è da poliziottone cicciottone. Wow, questa è bella, questa qui. È proprio un poliziotto. Mi vedo qualcuno sopra, mi vedo qualcuno. Vi faccio vedere un trick, guardate. Oh, 007. Me l'ho rotta adesso. Che scassata. Vabbè, raccogli. Portala qua dal meccanico, vedi che ci sono tutte le piste meccaniche. Bello, però. Va bene, allora vado qua a vedere se c'è qualche personalizzazione per la mia bellissima motorbike. Ah, sì, cosa c'è dentro? La posso fare colorata! E la faccio... Oh, ma voglio anch'io! La madonna, ma così prende agli occhi, la faccio arancione. Bella! Bella, cioè costa pure poco, ragazzi! Guardate ora! Ah, posso fare... No, ma raga, ma ancora meglio del meglio! Posso avere la scia! La scia! No, vabbè, la scia la devi avere, ma di brutto! E scia! Costa troppo. 1000 ingranaggi. Vabbè, falla arancione e basta! Posso avere anche le ruote personalizzate! Le nere le voglio, belle, stilose. Ma bella! No, ti prego, la voglio vedere di brutto sta moto. Allora, l'ho fatta, guardate. Vabbè, ma è pazzesca, bellissima. È da figo, è da figo. Adesso dobbiamo fare la gang di motociclisti, che è una cosa bellissima. Ma anch'io volevo colorare la mia. Mettila e basta. Dai, fai vedere com'è. Poi la tua è rosso, Ducati, Anna, madonna. Bella, un bel po'. Posso uscire anche la mia. Aspetta, allora. Mettiamoci a fianco, Anna.
Ma sai che se possiamo fare gli incidenti? Aspetta, Anna, mettiti lì che ti vengo impicchiata. Ma perché? Ma non è bello. Vado, Anna, stai lì, ferma, ferma. Piano! Pum! Magari con le macchine li puoi fare. Bella idea. Oh, Anna! Anzi, Chico, mettiamo. Sì, l'esco. Metti la moto, guarda qui che bella! Bella, complimenti. Bella. Sì, che bella. Allora, adesso attraversa la strada, ma devi andare a 1 km/h. Più così? Piano. Così? Mi sa che lo stanno spostando un po'. Ma non ti hanno fatto niente. Scusami. Sono solito, penso. Lo metto io. Lo tirano sotto. Vabbè, a te hanno sballonzolato di più. Un pochino meglio evitarle, insomma. Dai, ma voglio colorarmi la moto. Vai a colorarti la moto. Però veloce, Adesso nel frattempo dobbiamo pensare ad Alex, che poverino è l'unico che non ha la moto. Dai, io ho provato a salire sulla tua, ma non si può. Perché non c'è. Come? Esatto. Perché ci ha provato? Non l'avrei mai fatto sedere sulla tua moto. Si era seduto sulla tua, eh. Oh, che schifo. No, perché Alex, scusa, te ne puoi andare, non ho capito. Io volevo fare il centauro con te. Non rompere! Noi facciamo la gang di motociclisti e tu no! Ecco! Vieni, Anna, facciamo la gang di motociclisti, forza! Posso mettere la trail? No, andiamo, sbrigati! Anna! Stupido! Chico, sali a bordo. Cosa stai facendo? Mi ha rotto la moto, Alex! Per forza, con quelle chiappe enormi, voglio dire! Che la rompe, però ti buco le gomme. Stai zitto! Oh. Capo gang, qual è il nostro moto da motociclisti? Stiamo aspettando quella bruchiacona di Anna. Guarda, si è fatta la moto neon tutta viola, pazzesca. Ma l'ha sciopata. Bella, come l'avete sciopata? Madonna, sei sciopata. Ma no, vabbè, ma Anna ha sciopato di tutto. Ma cosa hai fatto? Ma non è vero, avevo 3000 ingranaggi. E vieni a fianco e ti vedo bene, ubriacona. Sì, ma sì. Oh, molto bella, bella. Alex, Alex, te ne vai via. Oh! Adesso guardate che screen, ragazzi, top della gang. Fermo così. Per mettere il telefono, sì, è bello davvero, sì, eh. E manco a scherzare, è un bellissimo screen. Vi buco le gomme. Ascolta, ma se devi fare qualcosa, ma piangi e basta. Lo voglio riportare. Possiamo riportare, che è un sacco di tempo che non lo facciamo. Ma ignoriamolo e basta. Facciamoci la nostra gita, dai. Partiamo, pronti? Pronti! Dai, via. Sei primo tu? Sì. Mamma mia, quanto siamo finiti. Mamma mia, stai attento che ti tamponano, eh. Vai, velocità sostenuta, ragazzi. Chico. Io vado più veloce di te, mi sa. No, se io accelero vado di più. Vai, Anna, vai, pesta sull'accelerofono. Vai. Pesta! Mamma mia. Oh, ma Anna pista come un demonio. Anna, piano. Anna si è sbattuta. No, è caduta. Wow, Alex, non sai cosa ti stai perdendo? È giusto, sto vivendo l'avventura del secolo. Guarda, tira una frenata pazzesca adesso. Non funziona, sono saltato dalla moto e l'ho persa. No, dai, io mi sono arrecettata, sono all'inizio. Come hai fatto? Carico bene, fratello. Sì, dammela a me, guido io. Prego. Vai, sali! No! Vabbè, giriamo, torniamo indietro. Sì, vai. Aspetta, è un casino. La tua da guidare è più difficile, però, eh. È bellissimo. Aspetta, non possiamo andare nell'altra corsia. Occhio, ci tirano sotto. Fratello, oh, ma stuccano. La tua fa le penne. Oh, ma dobbiamo andare contro mano. Fare le penne! Dobbiamo andare contro mano, fratello. Oh, sei pronto? Ma che guidatore sei? Ma stai scherzando? Come fai? Guarda. Oddio. Sono morto. Alex si sta divertendo di riflesso. Sta ridendo? Perché? Scusa, ma non hai capito perché niente. Perché voi ridete e io rido anche io. Non ci sei tu nel gioco. Adesso perché siamo morti. Non ridere più. Ce l'hai la moto, tu no? No, non ce l'ho. Non ce l'hai. Oh, adesso Anna, guarda cosa prendo. Questa qua da... Vai, fammi vedere. Questa bellissima. Alex, togliti da mezzo. Posso guardare qua? Non c'è la moto, ma posso vedere voi che le comprate. Ma che schifo fai? Prendi questa turbo. Ma cosa sei, uno di quelli che vanno dove non si possono permettere le cose e guardano le vetrine? Esatto. Ma smettila, ma vai dove ti puoi permettere, ladrone. Ti ha messo come cassiere. Ma intanto non ci va nessuno a comprare. Fratello, da lui. Fratello, comprati sta moto d'oro, che è bellissima. Ma turbo bici. Dai, Alex, vuoi salire a fare un giro? Sì, ti prego, un giretto, anche solo 10 metri. Aspetta che sono salito su quella di Anna. Scusa, Anna, che la tua è molto bella. Lo so che la invidi. Allora,
Alex, però aspetta che io ti invito, Ma quanto è bella! Ma ce la devi dire che la metti! Allora, guarda che roba! Ad Alex è tutta d'oro massiccio! Ad Alex non è piaciuta? No, mi è piaciuta di brutto! Mi è piaciuta di brutto! Stavo aspettando il tuo invito, ti prego, invitami! Ti prego! È la mia unica ragione di vita! Lo lasciamo qua, per favore! Che ingrato! Che ingrato! Siamo una gang troppo chic per lui! Allora, vado un attimo però a personalizzarmela, ragazzi, che voglio... E ti togli il colore oro! No, ma volevo mettere una scia, in verità, Anna, per darmi bravo, un po' di... Bravo! Mettine una fichissima, una... Toppa potente come scioppa! Sì, volevo mettere una bella scia rossa, insomma. Però... aspetta... Sei come quelli di Formula 1, come si dice quando quitano le moto, non lo so io! Non c'è ingranaggio. Ecco qui. Come non c'è ingranaggio? Non ne ho guadagnato abbastanza. Compra ingranaggio! Vabbè... Compra ingranaggio! Devo scioppare per forza, insomma. Non guarda, si può... 2500 costano 1000 Robux! No, non compra! Va bene, compro 1000, mi compro una scia modesta. Se compri la moto di Anna, te danno 2500. Esatto, compra la mia moto, è meglio. L'hai già comprato. L'ho già comprato. No, non ci posso credere. L'ho già comprato. Vabbè, va bene lo stesso, non importa. Ma che bella moto con la scia rossa! No, wow! Fatti gli affari tuoi, non l'ho messa ancora, no! Ma c'è cioè, mamma mia, cretino! Mamma mia, ma che flip che hai fatto! Tonto! Sei il figlio tonto, sei, che non dà mai soddisfazione ai genitori. Oh, allora, mettiamo la scia rossa, bellissima. Fai metti, faccelo vedere, ti prego, ti prego! Allora, siete pronti a lustrarvi gli occhi? Escila! Non sono pronto! Ecco qua. Ma l'ho già mezzo vista! Guarda qua! No, vabbè, guarda lì! Ma è una doppia scia! Mamma mia! Ma sei una cosa fenomenale! Mamma mia! È veramente bella. Alex, scusa, sei a piedi? Cosa ci fai a piedi? Dai, con noi? Mi carica, non mi può. Prego. Anna, prova la gang di quelli a Anna, piedi. Anna, prova a salire sulla mia un attimo. Ma certamente. Fighissimo. Oh, troppo bella, Anna, sei qua dietro. Ecco, ma grazie. Troppo bella. Cioè, la tua è stupenda, ma così sei ancora più bella dietro la mia bellissima. Che senti, bellissima. Alex, dai, voglio essere gentile. Perché sennò par brutto. Par brutto, ragazzi. So che poi voi lo difendete, anche se non merita questo vostro affetto. Non andare con Cico. Dai, Alex, andiamo a comprarti una moto, dai. Però non prima di aver fatto un giro io e loro. No. Sì, dai, ragazzi, pronti? Un altro giro? La gang. Siamo pronti. Pronti? Aspetta al concessionario. Sì, aspetta. Andiamo, vai. No, oh, ma la mia pista. No, vabbè, ma sta torta pisti come lo schifo. Cioè, Anna, vai. Ma quanti chilometri fai in basso? 180 miglia orarie. Cosa? Ho sbattuto. No, ma hai sbattuto male? 180 miglia orarie, ragazzi, sono tipo 250 chilometri orari. Ma sei un fulmine. Ho sbattuto, sono morto. Porca miseria. Che schianto. Mi sono passata sopra e sono morta pure io. Mamma mia, Alex. Oh, che bello, sei già tornato. Sono già tornato, pronto per comprare la moto. La compriamo insieme, sì. Allora, vediamo quanto costano gli ingranaggi. Perché comunque vuoi una bella moto tu, eh sì, ovvio. No, brutta, è aspetta. La più, certo. Più brutta della allora, tua, però, allora. Allora, 10.000 ingranaggi costano 4.000 Robux, se non ho visto male, eh. 5.000 ingranaggi, 2.000. Quanto è il budget che abbiamo, Alex, now? Ma direi 5.000 ingranaggi, to. No, io ti ho chiesto quanti Robux hai. Tu devi rispondere alla mia domanda. Non voglio rispondere. Ok, perché ne hai molti. Ok, allora. Bene. Il problema è che qua ci vogliono quelle cose. Chi ha questa macchina? C'è questa moto. Questa moto è bella. Gli lustro i piedi. Ho capito, ma sono 9.000 Robux. 9.000 Robux, sì. No, io no. Vabbè, fare le pulci per così poco comunque. Ma guarda, dai, c'ha quel mento lì che sì, per la tema da ricchezza. È il mento tuo, Alex, 10.000 Robux l'hai pagato, capito, ricordiamolo. 8.000 Robux di moto. Guarda che sto cercando di guardare. Oh, ti stai fermo? Oh, è fermo. Stavo guardando il tuo mento, idiota. Mamma mia. Ridi. Ti prego, non mi fai svenire. Ridi. Non rido più. Ma il mento è andato alla testa, Il mento ti ha fatto impazzire, vedo. Va bene. Te lo giuro, Mento da 10.000 Robux. Allora adesso ne spendiamo altri 10.000. Ascoltami. Io lo so che tu capisci tutto quello che ti pare, ma queste moto hanno gli effetti. Cioè, lo vedi, questo ha l'effetto velocità, quello ha l'effetto fulmine. Non glieli puoi far prendere, sono troppo belle. Ma infatti gliela farei prendere, ma poi lo farei stare a piedi lo stesso, quindi insomma. Vabbè, dai, voglio essere gentile, mi devi ringraziare un bel po', Mi ringraziamo questa? Un po'. No, questa costa troppo poco. Ti prendi la Yamura R6. La Yamura R6, grande, che bella! A 5.000 Robux, Alex. Costa, non la no, 5.000 Robux. Non mi ricordo quanto. 2.000 Robux. 2.000 Robux, ma è un affare. È un affare. Ma che bella! È regalata. Poi è già blu, quindi va bene per te. Dai, compriamo. Esatto, non deve neanche cazzare.
assomizzarla. L'ho comprata. Andiamo a vederla. Andiamo a vederla. Mettila, ma non ci salire, perché insomma, ora va bene, va bene. Come? Però, aspetta. Non è che puoi flexare i tuoi soldi davanti a tutti. Cosa sei? Scusa, cioè. Ma dove? Vabbè, non è carino per niente. Ma scusa, ma noi ti dobbiamo anche aspettare. No, assolutamente. E perché ti abbiamo dovuto aspettare? Perché devo comprare dal tizio la compra. Io sono stupido. Però guarda che bella moto. Quindi quando mi aveva detto che l'aveva comprata non era vero. Brutto bugiardo. Adesso rientriamo e compri un'altra. Truffatore. Allora aspetta, no, adesso la provo io e ti dico se va bene. È bella, dai, bellina. Adesso no? Vediamo se va bene, perché non sai mai che poi. L'ho comprata per te, mi sa, io so. Che non vada bene, perché magari non va bene, Alex. E se non va bene ne compriamo un'altra, ovvio. Come ovvio. Ti sembra, pista? Non va bene. Oh, no, sei figo quanto la guida tu, ma quello è perché sono figo io, scusami. Di brutto, altro che la moto. Tu rendi qualunque cosa guidi bellissima. Alex, comunque non è bruttissima, però. Ma no, quindi me la tengo, dai. No, aspetta, sto arrivando fino alla fine del percorso. Vediamo cosa c'è. Vediamo, perché la sto mettendo a ho sbattuto, non è buona, Alex, non è buona. No, non è buona. Non è buona, dobbiamo prenderne un'altra. Un'altra dobbiamo prendere. Guarda, prendiamo, secondo me, che va bene. Prendiamo questa qua, Alex. Questa qua è un po' bruttina. La coda rigidarlo. Ma è bruttina. È giusta per te. Prendila. Ci sta invece. Prendila. Sto comprando. Bella quella, invidiabile, no, ragazzi? Mm-hmm. Io veramente la vorrei avere anch'io. Io ne vorrei due. Oh, io vorrei questa, ma 20.000 ingranaggi. No, io no. Troppo. Vediamo questa coda rigida, Alex, dai. Andiamo qua fuori, che già ce l'ho pronta per spawnarla. Dai, vediamola. Ecco qua. Vediamola. Che schifo. Prova la tu, la io provo. La provo io e ti dico se è buona, Ma sei lì con te? No. Vediamo se va bene, fa proprio schifo. Guarda, questo. Guarda, mi sembra un qualcosa. Ma sembra una bici. Una cagata, non gira nemmeno. Gira solo da ferma. Vabbè, va bene per te. Ma faccio l'incidente dopo. Volesse il cielo, ragazzi, dai. Senti, allora. Lion, ma qualcuno è mai riuscito ad arrivare in fondo? Eh no, adesso ci arriviamo, però prima con la tua è bruttina, secondo me. Dici? Non vale la pena? È brutta. La cambio. E io quanti Robux hai? Dai, andiamo. 200, vediamo cosa c'è per 200. Qua al concessionario. E quella di poi Anna. Partiamo. Quella di Anna non puoi averla perché è di quella Anna. Quella di Anna è di Anna, scusa, se no. Posso prendere quella di Anna e con i soldi compro qualcos'altro. Stai zitto. Però ha ragione. No. Vediamo, aspetta perché qualcosa di decente ci deve. Ma che è? Ci sono queste della polizia, 200 Robux. Pigliati quelle della polizia, dai, te la lascio. Te la sono lascio. Il poliziotto io. Te la lascio. È bellina quella, va a pista abbastanza. Oh, pronti adesso, foto di gruppo definitiva con tutti con le moto belle. Siamo pronti. Alex, ma non te la sei neanche colorata. Io pensavo che facessi schifo così. Sì, appunto. Ti piace proprio far perché schifo? La coloro? No, sei me. No. Allora fare, qua sta però succedendo del brutto, Ti prego, scusa. Ma cosa fai? Ti metti in mezzo? No, non lo faccio mai più in tutta la mia vita, te lo giuro. Brutto idiota, ma cosa fai? Non vuoi proprio venire con noi? No, voglio proprio venire. Ma cazzo, anche a me, aiuto! No, basta. Scendi dalla moto. Mettetevi tutti in fila a fianco a me, ragazzi. Voglio vedere questa bella foto di gruppo, guarda, è meraviglia. Mamma mia, quanto siamo belli, fratello, che belli. Che belli. Anna! Metta un po' più indietro, così tu sei più figo centauro. Guarda, non vedete il nostro motto. Guarda quello sfigato là dietro. Non ti salire con te, ti prego. Dai, sali sulla tua e vieni con noi. Oh, grazie. Dai, mettiti a fianco, facciamo la foto non di gruppo. Non ce la farò mai. Tutti assieme, dai. Perché lui finora non aveva ancora guidato, capito? Perché è uno sfigato. Io l'ho tagliato dal mio screen. Anch'io. Aspetta, zoom un po' così. No! Se c'è una macchiolina lì azzurra, ma no. La ignoriamo, ragazzi. Non c'è nulla, ragazzi. Oh, facciamo andiamo! Una cosa. Allora, ragazzi, guardate. Adesso io vi faccio fare lo screen, no? Voi cosa fate, però? Dove c'è Alex? Con creatività mi mettete un'altra cosa al posto di Alex. Guarda. Cosa di meglio allora, guardate, di Alex? Mi tolgo anche io con la facecam questo screen adesso, bellissimo. E voi mettete qualcosa di meglio al posto di Alex. Che a lui fa schifo. A vostro piacere. Cosa stavi dando? Sta dando il permesso? No, non volevo. Qui ti piace non essere con noi? No, mi piace essere con voi. Ma stai anche borbottando adesso. Non ci posso credere. Guidiamo adesso, prego, guidiamo. Andiamo con la moto. Fratello, fallo uscire dalla modalità. Tanto è inutile, ti prego. Ma cosa decidi tu quello che dobbiamo fare poi? No. Ma ce la fai a parlare 3 secondi senza sgravare? No, dai, io te lo giuro, farò tutto quello che vuoi. Starò fermo. Senti, partiamo, andiamo. Basta, ma già stufato. Andiamo.
Che trickcico, ho visto io, eh. Ma hai visto? L'ho fatto per te, bro. Guarda che belli. Ma comunque nessuno di voi mi riprende, eh. Guarda che velocità. Quella moto è suprema, cioè. Mamma mia, che spiga. Ma sei troppo veloce. Mamma mia, ho sbattuto. No. No, ma come? Mi sa che non bisogna andare così veloci, però, eh. Perché sennò moriamo, capito? Però più vai veloce, più guadagni ingranaggi. E lui che ne sa che non ha mai guidato? Tu, scusa. Ma infatti sì. Ma, come ma scusami, eh? Stanno consigli indesiderati. È ridacchia pure, è ridacchia. Non so che fare, sto sbagliando ogni cosa. Sta bagnando ogni cosa. Ti stai pisciando le mutande. Che schifo, schifoso. Che schifo. Lion, ti giuro che se adesso mi porti con te, ma sarò stai il tuo centauro preferito. Ma questo è fuori discussione, non ti porterò dai, mai. No. Ma adesso sei cringe e disgustoso. Ok. Quello della moto, però. Sei disgustoso, male, male sei fatto questo. Sei un disgustoso. No, disgustoso no. Adesso ti compri un'altra moto, tanto solo quella no. Mi dispiace, inizia Lion, a ricaricare. No, è una questione di principio, bisogna arrivare in fondo. Sì, ok, ma lui deve shoppare di nuovo. Controlla la vettura. Chi se ne frega? Adesso concentrati sul tuo percorso da rider. Va bene, va bene. No, il segreto è non correre troppo, ragazzi. Bisogna andare moderatamente veloci. E molto responsabile, sì. Sì, perché se no si va contro le macchine e si muore, ragazzi. Bisogna andare piano. Non è bello. Rispettando i limiti di velocità, soprattutto. Essendo coscienziosi alla stavo guida. Stavo superando tutti l'autostrada. E sono sbattuta. Oh, io sto andando ancora, ragazzi. Sto superando la ma sei un guidatore pro, tu. Come ha parlato, ho sbattuto, eh. No, ti prego. Non ci posso credere. Perché? Tanto adesso spendi, Ma vieni qua che compriamo. Però io non voglio, Lion. Non voglio. Sono ancora vivo. Ti sei già rassegnato. Sono ancora vivo. Guarda che fighi che siamo. So dietro di te. Ma mi volevi far girare per andare a sbattere? No, veramente. Ricarica, ricarica. Fermati e ricarica. Non ci posso credere. Ricarica, subito. Mille, fatti vedere. Mille. Cioè, era andato bene finora. Sì, eri stato bravo finora e adesso hai sgravato. 800 bastano, li spendiamo quelli. Lo sapevo, spendiamo. Dai. No, ma sei terribile. Cioè, volevi farmi fare l'incidente? Fratello, mi dispiace, sto veramente stupido. Cioè, ma tu vuoi dire. Ho fatto la guida. Comunque, sono bacato, si ripete all'infinito il percorso. Quindi, effettivamente, davvero? Sì, c'è una galleria, un pezzo di strada. Una galleria, un pezzo di strada. E così via. Però, Cico, non si fa. Tu puoi dire a uno che sta guidando in velocità? Assolutamente, assolutamente no. Penso che veramente sono uno da togliere dall'autostrada, non posso anche più guidare. Bella penso. Questa moto azzurra. Grazie, l'ho colorata per te. Cioè, non mi farà intenerire. No, non farmi comprare nulla, ti prego. Mi dispiace, ma ti prego, poco. Poco. Questa cosa sai, poco. Poco, ma non così poco, insomma. Poco, no, relativamente poco. Questa cosa non molto. Dai, no. Ma tu sei stato un idiota, possiamo dire. Non so, dai. Non è stata per niente una buona compagnia oggi. Sei stato un imbecille, quindi sono ma un po' arrabbiato. Ma ho scoperto che ce ne sono alcune che non ti fa vedere da là. Ah, non esposte, eh. Esatto. Bello. Guarda, vedo per volerti bene, ci sarebbe la Arlon David. Che costa 1200 ingranaggi soli. Bella quella. È pazzesca. Cico, tu invece secondo me mi puoi deliziare con una Donda. La Donda costa 3000. Che vediamo quanto corrispondono però, eh. Quanti io, ne hai? Io cosa tipo che prendo? 800. No, 800 è poco. Allora Cico, no. Sai cosa ti compri? Te lo dico io. Ti compri quel meraviglioso starter pack che c'è nel negozio. 99 Robux è pochissimo. È ottima come affare. Mi fa male, ok? Però lo faccio. Ma certo, giusto, ti sto volendo ti anche molto bene. Sì, grazie. Cioè, solo mille. Ad Alex facciamo shoppare le madonne. Grazie mille. Noi rimaniamo conservativi. A te nulla, tu sei stata brava. Grazie. Alex, dov'è questa? La mia moto qua fuori, la Aaron David scivola. Scivola? Scivola. Perché quando ci sali scivoli e cadi e ti fai male? È bella, bella. Però, bella. Assomiglia a quella della polizia. È uguale. Lion, comunque ho scoperto come arrivare fino in fondo senza sbattersi mai andando interessa. Super velocità. Cico, mi vuoi far vedere la tua bellissima meraviglia? Pronto, guarda qui. È bella. Poi sai l'Iria Bird. Non so guidare. Non fammi scioccare, ti prego. Sali, io passeggero. Ok, ecco qui. No. Vabbè. Cico, devi salire tu guidatore, io passeggero. Cico, la stai sgassando sta moto. Perché ecco. Non vuoi mai salire? Dalia, salgo da Anna. No, vabbè. Dai Anna, vai, balla! Oh, allora.
rimaniamo così. Alex Naus, buono, spendi 2000 Robux in una prossima modalità, ok? Per volerti bene, capito? Perché grazie. So che sei godoso e ti piace spendere. Lo sto proprio segnando, grazie Lion che mi premi sempre così. E beh, è un piacere, eh? Invece io e Anna siamo in viaggio verso l'infinito e oltre. È meraviglioso, Anna, correre con la moto con te. Guarda, è meraviglia, ragazzi. Questa bellissima modalità. Molto bella, mi è piaciuto giocarla. Anche Cico, bello con la sua piccola moto innocente. Hai comunque col vetro nei capelli, bellissimo. Non male, devo dire, sei stato sul pezzo. È l'unico che non mi è piaciuto, Alex, per questo. Per migliorarsi il mentone. Gli lasciamo un buono 2000. Questo buono 2000 Robux. Grazie. Così che in futuro possa essere più sul pezzo, con più gadget intorno a te. Sai cosa possiamo fare? È una bella idea questa. Ogni volta che fai una cagata ti shoppi un accessorio costoso da mettere nel tuo personaggio di Roblox. Carino, tipo uno per la spalla, l'orecchie, uno per il dietro, tutto il sedere. Ma così la prossima settimana sono tutto diverso. Sì, sì, bello, bello, mi piace, ottima idea. Allora, prossima volta accessorio da 2000 Robux. Per oggi però ci fermiamo. Grazie di aver guardato il video, ragazzi, e Lion out. Ciao.